Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cominciamo questo video con un bel unboxing, perché oggi parliamo di Olympus. Ebbene sì, mi è arrivato un pacco da, lo vedete stesso voi sullo scatolo, RCF Photo. Sono fortunatissimo che è nata questa collaborazione con uno dei più grandi portali di vendita di usato fotografico e loro mi hanno dato la possibilità di poter provare alcuni dei loro prodotti che hanno in store per una decina di giorni, così da potervene parlare. Ed io gli ho subito chiesto di voler provare un Olympus, perché sono entrato nel mondo delle micro 4 terzi, sono rientrato in questo mondo e mi ha ricolpito tantissimo. Devo essere molto onesto ed è per questo che ho detto: ora voglio provare quante più micro 4 terzi che posso. E quindi voglio partire da un Olympus, che è un modello un pochino più vecchiotto, ma mi incuriosiva tantissimo per la sua portatilità. Ma in questa parte del video voglio fare l'unboxing, perché poi ne parleremo più approfonditamente quando avrò avuto modo di poterla provare per bene. Ho quest'altra inquadratura fatta con una GoPro e si vede un po' il set e lo studio, però purtroppo per avere una buona inquadratura dall'alto in uno spazio così ristretto come il mio piccolo set dovevo per forza fare in questo modo. Oh. A dire che è imballato bene poco. Scartoniamo. Oh mio Dio, quanto pluriball! Ah, trovata! Eccola qua. Documenti. Sticker RCF Photo. Ok. Allora, mi sono fatto inviare un Olympus OMD e M5 Mark II. È una micro 4 terzi di casa Olympus, non è la top di gamma, che è tra le altre cose la flagship è uscita da pochissimo, spero poi di poter provare anche quella, ma ero davvero curiosissimo di testare questa qui. Anzi, la apriamo con voi, di qua. Allora, vabbè, istruzioni, corpi, tenute in modo, posso dire, assolutamente maniacale. Ed ecco il mio corpo Olympus OMD 5. Ragazzi, al tatto il feeling di una macchina fotografica davvero fantastica. Mi ricordano tanto le Fuji, anzi forse sono le Fuji che ricordano tanto questa. Devo dire, al tatto è già fantastica, ma so di che cosa sto parlando. Conosco questa macchina perché l'ho già vista tantissime altre volte, ma ora ero davvero curioso di poterla provare. Quindi andiamo a provarla. Me ne sono venuto qui sul Vesuvio, sulle pendici del Vesuvio, per poter fare qualche scatto con questa fantastica Olympus M5 Mark II. Perché sul Vesuvio? Beh, perché è uno dei luoghi dove la gente viene a correre e fa un casino boia, dove si può apprezzare tutto il bello del panorama di Napoli. Ed è qui, dopo un bello scarpinetto fatto in salita, dove io non sono assolutamente allenato, e adesso proviamo a fare qualche bello scatto. Sto girando con la GH5, vi scriverò quando girerò con questa qua alcune clip. Anche se la differenza tra la GH5 micro 4 terzi e questa Olympus M5 Mark II, scusate il fiatone ma non sono assolutamente allenato, è il fatto che lei gira soltanto in full HD fino a 60 frame al secondo, mentre GH5 va un pochino più su, arriva a 4K. Ma la vista, ragazzi, è davvero fenomenale. Per scattare sto utilizzando non la lente che viene fornita in kit perché ho avuto da RCF Photo, che ringrazio ancora, solo corpo macchina con diverse batterie, e quello che noto a primo acchitto, dopo che ci sto giocando da diverse ore,
è che le batterie durano davvero tantissimo, quindi sono davvero molto funzionali. Il corpo macchina è davvero bello da vedere, ma è un approfondimento che faremo successivamente. E volevo specificare che l'ottica che sto utilizzando è il 1240 f2.8 di Olympus, quindi ottica pro per della stessa casa, quindi quello che può dare è il massimo delle performance. Una delle ultime cose che voglio provare su questa Olympus OMD EM5 Mark II è lo scatto a 40 megapixel. Sì, perché oltre a questi vesponi che mi girano intorno, che sono grossi, anche il sensore della Olympus, per quanto piccolo, può fare cose davvero davvero molto grandi. E questo perché la risoluzione del sensore è circa 16 megapixel, se non qualcosa in meno, ma grazie allo stabilizzatore a 5 assi elettronico il sensore viene mosso per poter coprire maggiore area e definire così meglio l'immagine ed arrivare ad uno scatto da 40 megapixel. Naturalmente questa opzione è utilizzabile da cavalletto, è per questo che io ho posizionato la camera qui su un piccolo cavallettino, su uno scoglio di roccia lavica, e proverò a fare uno scatto al panorama. La macchina impiega un tot di tempo e ce lo mostra un cursore, purtroppo si vede male perché sono contro luce, dice occupato, carica l'immagine, così ha generato uno scatto a 40 megapixel. Io ne faccio un paio, così dopo andiamo in post produzione e vediamo che cosa è uscito fuori. Ebbene, sono rientrato dalla mia gita fuori porta, dove ho provato prima di tutto per qualche giorno questo corpo macchina, e poi me la sono portata in questa gita dove mi avete seguito, dove ci ho giocato parecchio. Allora, ci sono degli aspetti, dei punti da affrontare di questa camera. Prima cosa, è fantastica. Io di Olympus ho sempre visto delle camere, non vorrei dire di seconda mano, di seconda generazione, di poco utilizzo, perché sono sempre stato portato a guardare le camere con i sensori più grandi, come APS-C e full frame, migliori rispetto al micro 4 terzi. Ma c'è chi ne ha fatto una scienza al micro 4 terzi, un po' come Lumix, Panasonic con la gamma Lumix, così come Olympus. E devo essere molto sincero, queste Olympus che mi stuzzicavano tantissimo l'idea di provarle e addirittura di averne una mia personale, mi ha davvero affascinato. Ho provato questo modello, che è l'OMD M5 Mark II, che non è un modello recentissimo, è un modello di almeno 4 anni fa, presentato almeno 4 anni fa, e probabilmente prossimamente vedremo una Mark III. Ma perché ho voluto provare proprio questo modello? Allora, Olympus ha una gamma di camere, e sono la M5 Mark II, la M10, la M1 e adesso è uscita la 1X. Ognuna di queste camere naturalmente ha un proprio settore, un proprio segmento, tutte quante sono micro 4 terzi, quindi io, che sono in questo caso possessore di GH5, quindi di sensore micro 4 terzi, ho una serie di lenti, ho il mio kit di lenti, tutte quante micro 4 terzi, e tra le altre cose le lenti migliori sono proprio marcate Olympus. Infatti in questo caso sto registrando con il 1240 f2.8 di Olympus, il Pro, stessa lente che ho utilizzato davanti questa. Perché? Perché praticamente parliamo di corpo macchina e lente originali, quindi con l'innesto perfetto. Ho provato anche con le lenti di casa Panasonic e funziona allo stesso modo, egregiamente. Ora andiamo per punti. Perché ho voluto testare questa camera un pochino vecchiotta, oggi nel 2019? Perché tante volte c'è bisogno di, per chi vuole entrare in questo mondo della fotografia, per chi non è per forza un professionista ma vuole avvicinarsi a questo mondo, si trova davanti tante scelte, molte delle quali per esempio sono APS-C perché hanno il costo più economico. Ma non è detto che le APS-C che si trovano sul mercato a un determinato costo economico, come la stessa cosa per le lenti per APS-C, che sia Canon, che sia Sony, che sia Nikon, siano equiparabili e qualitativamente pari a queste micro 4 terzi. Non parlo infatti di tutte, ma parlo di queste Olympus. Io sono rimasto
molto ma molto colpito, in senso molto positivo, da questa camera. E devo considerare che questa camera è una camera vecchiotta, quindi ha una certa età. Dobbiamo subito dire che non è una macchina nata per i videomaker, anche se 4 anni fa avere una macchina che registra in full HD con una stabilizzazione a 5 assi del sensore fino a 60 MB per secondo non era assolutamente malaccio, special modo perché ha uno schermo completamente ribaltabile, un po' come la GH5. Quindi abbiamo uno schermo che ci permette il flip touch, non touch nell'utilizzo del menu, ma touch per quanto riguarda l'utilizzo del focus, che è ultra veloce, davvero davvero molto veloce. Non è ultra preciso, ma è davvero molto veloce. Ha delle funzioni molto interessanti come l'object tracking, quindi selezioniamo un punto anche in movimento e la camera lo seguirà. Ci sono delle volte, per esempio, che questo punto di messa a fuoco che noi andiamo a selezionare ci può dare un po' fastidio, ma basta disabilitarlo. Per il resto la macchina ha un fuoco fantastico, ha una resa cromatica davvero molto interessante. Per quanto riguarda i video, ha un bitrate di 77 megabits per secondo, quindi non è tantissimo, è un bitrate abbastanza basso, ma la qualità è abbastanza decente. Se dovete realizzare, se siete degli youtuber, vi va bene utilizzare dei file in full HD, questa macchina è perfetta. E usata, per esempio, su RC Photo, si trova a prezzi fantastici, come trovate delle lenti professionali a costi davvero molto interessanti. Perché se pensate che una lente pro per le micro 4 terzi ha un costo, diciamo, intorno ai 900-1000 euro, dipende poi dal tipo di lente che andiamo a selezionare e a scegliere, l'equivalente lente per full frame, quindi parliamo delle Sony, parliamo delle Canon, ci vuole il doppio se non il triplo. Quindi fare una scelta e puntare su un determinato sistema può convenire, e in questo caso l'Impus ha fatto la scelta vincente. A me questo micro 4 terzi piace tantissimo. Vi dirò, naturalmente con il micro 4 terzi in questo caso andiamo un pochino in pecca sugli alti ISO, ma sono utilizzabilissime anche a livello professionale gli scatti fino a 3200 ISO, addirittura fino a 6400. A 6400 con il video non ci arriverei, ma a 6400 non arrivo manco neanche con la GH5 e lo utilizzavo raramente con la 7.3, quindi tutto dipende sempre da come ne utilizziamo il sistema e il formato. Passiamo un attimo per quelle che sono le caratteristiche tecniche di questa macchina, che come detto porta uno schermo flippabile, ha un sensore Live MOS da 17 megapixel con il sensore TruePeak 7. La modalità di focus stacking che ci permette, un po' come con le macchine Lumix, di fare il post focus, chiamiamolo così. La macchina realizzerà 8 scatti con 8 punti di messa a fuoco differenti e dopo potremo andare a decidere il punto di messa a fuoco che ci interessa. Poi diciamo subito che è piccola e leggera. Allora, con tutta la batteria montata, monta queste batterie qui, proprietarie di Olympus naturalmente, con tutta la batteria montata la camera è leggerissima, pesa quanto una compatta. Naturalmente dipende poi dal tipo di lente che andiamo a montarci davanti, la macchina aggiungerà peso oppure no. Ed ha una funzione che, se andate a scovare un pochino sull'internet, ed è una della funzione che mi ha fatto interessare a questa macchina, perché ha un sensore da 17 megapixel ma dice che scatta foto a 40 megapixel. Mi sono posto la domanda, ma scusate, un sensore così piccolo, che è già micro 4 terzi, che da 17 megapixel, come fa a scattare una fotografia a 40 megapixel? Beh, Olympus è stata molto ma molto intelligente, perché grazie alla stabilizzazione a 5 assi, al sensore quindi che si muove, questa modalità di cui vi sto parlando è una modalità che va utilizzata espressamente a cavalletto, ve l'ho anche mostrata. Grazie al movimento del sensore riesce a sovraccampionare facendo una serie di scatti determinate porzioni dell'immagine, unendole insieme e formando uno scatto da 40 megapixel, che è paragonabile a scatti, ad esempio, come profondità e come dettaglio, è paragonabile a scatti quindi di macchine che hanno quelle performance. E tutto questo in una macchina compatta, leggera, che oggi usata si trova ad un costo stratosferico. Quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito di RC Photo tutte le possibilità che potete avere, e ne trovate tantissime, quindi
per chi vuol cominciare, questa è la, special modo per la street photography, questa è una macchina fantastica. Vi dico, per chi vuol cominciare con la fotografia, non deve per forza comprare l'ultimo modello di Canon, l'ultimo modello di Olympus, può tranquillamente andare su questo corpo macchina, che si vende anche nuovo naturalmente, ma trovare un ottimo usato a un costo fantastico diventa perfetta. Perfetta perché? Perfetta per chiunque, perfetta perché è piccola, perché è leggera e perché ci dà tante possibilità, oltre al fatto che naturalmente scatta anche in RAW, ha con una profondità di RAW molto interessante, i video sono buoni, sono ottimi, anche perché sono stabilizzati elettronicamente del sensore, naturalmente come ogni stabilizzazione non bisogna mai shakerare troppo la camera, questa, quindi la camera riesce a mantenere abbastanza stabile l'immagine anche se abbiamo dei leggeri tremolii, e la stessa stabilizzazione del sensore ci aiuta nel caso volessimo scattare delle fotografie con un tempo di esposizione più lento, quindi per esempio di sera possiamo scattare un cinquantesimo senza che la fotografia venga mossa. Ultima cosa, ultime due cose di cui voglio parlare sono gli attacchi. Sul lato abbiamo l'attacco per il microfono, quindi questa macchina è pensata per avere un microfono agganciato all'interno con un flip screen che ha un sistema di gancio bello tosto, quindi vi ricordo che a un costo basso, le lenti buone si trovano a un costo basso, permette di agganciare il microfono sulla slitta Hot Show. All'interno della confezione mi hanno mandato anche un flashettino piccolino di casa Olympus che ho provato ad utilizzare, naturalmente mi dà l'effetto dello scatto e porta naturalmente un solo slot per SD, ma questo, essendo una macchina piccola e compatta, Non ho un problema, soltanto alcune macchine professionali portano doppio slot. È la verità che io non ho neanche bisogno del doppio slot. Quando lavoro, quando realizziamo dei prodotti commerciali, non è detto che il doppio slot salvi la vita. È importante in tante circostanze, ma non deve essere una prerogativa quando andiamo a scegliere un corpo macchina. Sono tante altre le cose che dobbiamo andare a valutare di un corpo macchina per scegliere di acquistarne uno oppure un altro. E poi ultima cosa, meno importante, ma è il look. Abbiamo una camera da un look completamente retro, la troviamo in doppio colore, sia nera che nera e silver, ed è bellissima da vedere. Sembra una di quelle camere, sembra un Olympus degli anni addietro. Io ho qui sopra una Yashica da qualche parte, non ricordo, qui, eccola. Io qui ho una Yashica FX103 e se le mettiamo una accanto all'altro hanno praticamente lo stesso feeling, soltanto che questa qui è completamente digitale. Insomma, siamo giunti alla conclusione di questo video e delle mie impressioni sull'Olympus OMD M5 Mark II dopo 4 anni dalla sua uscita circa. La mia impressione generale è che è una macchina perfetta per chi vuol cominciare a fare fotografia, è perfetta anche per chi realizza video, quindi io la straconsiglio a chiunque voglia cominciare e voglia entrare addirittura nel mondo della fotografia e viene da altre macchine fotografiche. Avevo sottovalutato fino ad oggi Olympus, da oggi in poi le terrò d'occhio molto di più. Come avrete capito, questo video è in collaborazione con RC Photo, di cui lascio il link qui sotto in descrizione, e vi ringrazio per l'opportunità che mi hanno dato di recensire questa camera. Quindi vi invito ad andare a visitare il loro sito per trovare addirittura questa in offerta e ve la potete portare a casa a prezzo davvero molto molto interessante. Vi invito a iscrivervi al mio canale, se ancora non l'avete fatto, e a cliccare la campanellina, e vi invito ad iscrivervi al canale di RC Photo, che vi linko qui sotto in descrizione, e anche lì attivare la campanellina, perché ci siamo tantissimi creator che stiamo collaborando insieme a RC Photo per portare tanti contenuti su queste macchine fotografiche e su tanti altri prodotti. Poi naturalmente vi invito a venirci a trovare, a seguirci anche sugli altri social, sia a me che a RC Photo naturalmente, e cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.